a tutti e buongiorno a lei, dottor Acutis. Buongiorno. Siamo lieti di parlare della testimonianza di un laico, con un laico che però ha avuto la grazia di poter avere un figlio agli onori degli altari, il beato Carlo Acutis. Questa sera parliamo di Giorgio Lapira. Recentemente, in occasione del Global Compact on Education, è stato rieditato questo mio volume, La stazione di arrivo dell'uomo, la persona e il suo destino, come contributo al patto educativo globale. Ci sono state 8 ristampe, ma in questo incontro, dopo tante riflessioni fatte nelle tante università d'Italia, l'attenzione la vorremmo porre sulla testimonianza cristiana di Giorgio Lapira. Il volume raccoglie la filosofia politica di Giorgio Lapira, secondo lo schema tradizionale di San Tommaso d'Aquino, il quale diceva che la morale ha una triplice suddivisione: la morale personale, la morale familiare e la morale politica. E quindi questo libro si occupa della persona come criterio dell'agire morale, seguendo la più classica delle tradizioni cattoliche. Ma all'interno del libro ho cercato soprattutto di far vedere che l'impegno politico di Giorgio Lapira è stato innanzitutto la sua testimonianza cristiana. Egli diceva: tutto il cristianesimo e l'apostolato che vi si connette ha nell'Eucarestia, sacrificio e sacramento il suo centro e bisogna perciò convergere decisamente verso di esso. Ecco, quindi una centralità dell'Eucaristia. Se si vuole comprendere il contributo politico, il contributo teoretico di Giorgio Lapira in riferimento alla persona umana, non basta citare le sue opere o i suoi discorsi, ma bisogna soprattutto andare alla sua vita. E all'interno della sua vita Giorgio Lapira ha annotato un fatto particolare, la sua conversione. E nel suo digesto scrive: Pasqua 1924, epoca di luce e inizio di unione col Maestro. Ecco, in questa Pasqua del 1924, Giorgio Lapira, ricevendo l'Eucarestia, sentì quasi un fatto mistico, sentì proprio l'incontro vivo con Gesù. Io non dimenticherò mai quella Pasqua in cui ricevei Gesù Eucaristico. Risentì nelle vene circolare una innocenza così piena da non poter trattenere il canto e la felicità smisurata. Da quel momento Giorgio Lapira dirà: Il Signore mi ha dato le grazie sacerdotali, ma vuole che io rimanga con il mio abito laico nel mondo per riportare il mondo lontano da lui a lui. Ecco, la domanda che volevo porgerle, ma più per un inizio di riflessione, Giorgio Lapira riprende il suo cammino cristiano dall'Eucarestia, da un'esperienza soprannaturale grandissima, e fa capire quanto sia decisiva questa unione con Cristo, tanto da essere la vera vocazione, la vera missione di ogni battezzato, all'interno della quale si situa qualsiasi compito. Ecco, lei che ne pensa? Quando noi guardiamo come le persone svolgono il loro lavoro nella vita, i loro impegni professionali, ci rendiamo conto che ci sono alcune persone che si impegnano a fare bene il loro lavoro e altre che non lo fanno. E qui già notiamo una differenza abissale fra chi si impegna e chi non si impegna, no? Fra chi è coerente con la propria missione nell'ambito del lavoro che svolge e chi non lo è. Quando però incontriamo persone come Lapira, notiamo che stiamo facendo un ulteriore salto che ci porta
in un mondo completamente diverso, perché per quanto una persona possa impegnarsi a fare bene il proprio lavoro, e grazie a Dio ce ne sono molte, ma possiamo constatare che non si riesce mai a risolvere tutte le nostre contraddizioni, perché alla fine non c'è mai una coerenza completa fra quello che dichiaro e quello che faccio. La coerenza completa, ovviamente, assoluta sarebbe impossibile all'uomo, ma nei santi c'è qualcosa di diverso, se no non sarebbero tutti affascinati dalla loro presenza. C'è qualcosa di diverso che penso che il segreto sia, quanto si dice nel Padre nostro, venga il tuo regno. Certamente stiamo aspettando il regno futuro, ma si capisce bene che sono persone che si rendono disponibili a far regnare il Signore nel nostro cuore. E come, in pratica, come è possibile questo? In pratica queste persone sono affascinanti perché ci si rende conto che quello che sembra una teoria, cioè che nei sacramenti noi riceviamo la grazia, che Dio viene a abitare nei nostri cuori, come si insegna ai bambini nel catechismo, ci si rende conto che queste parole sono assolutamente vere, mentre invece potrebbe sembrare così una cosa un po' poetica, bella, per darsi degli obiettivi umani più elevati. Invece, guardando queste persone, ci si rende conto che la loro vita è completamente diversa e loro attingono a un'unione intima con il Signore nei sacramenti, principalmente nell'Eucaristia. Penso, infatti, sentivo che Giorgio La Pira andava addirittura due volte a messa, quindi questa intimità con il Signore è chiaro che come laico posso sperimentare che si vede la differenza, insomma, si vede la differenza. Penso che sia un po' il segreto, ecco, di queste persone che ci attirano così tanto. Non può essere solo un frutto della volontà, c'è un segreto, e questo segreto ci è donato gratuitamente, e non tutti, ma alcuni scelgono di attingere a piene mani a questa fonte.